veramente la ragione e anche il senso di questa serata. Vi ringrazio per tutti di essere intervenuti da ogni dove. Come funziona questa serata? Questa serata ha uno scopo preciso, nel senso che non è fatta a caso, ha un'altra logica. Noi vedremo dei pezzettini, alcuni più lunghi, alcuni più brevi, di film di diverse epoche su Gesù. Poi, magari alla fine, se volete, vi comprendete, ma vi riconoscerete nello svolgersi della serata. Intermezzati da dei canti, alcuni canti di anche di epoche diverse che si vanno a indicare quello che vedremo nelle immagini. In ultimo, ed è quello che è più, ci sarà uno spezzone un pochino più lungo rispetto agli altri, in cui, come che è un film muto sulla vita di Gesù, uno dei primi film sulla vita di Cristo. Noi ne vedremo proprio integralmente la parte finale, su 10 minuti, non pensate delle ore. E questo film che è muto, quindi non è sonoro, sperimentiamo stasera di dargli come sonoro il canto della confraternita di San Pietro in piedi, quindi canti tradizionali della Settimana Santa che segnano da secoli la tradizione della Settimana Santa cosmologica. Quindi abbineremo la musica un po' di tutte le epoche col coro con Claudia ai brani. E poi nell'ultima parte, quando vedremo questo filmato, avrà una colonna sonora originale, sicuramente non legata al film, ma che funziona secondo me molto bene, che sono i canti della confraternita di San Pietro. E direi che i brani si presentano in un certo senso da soli, perché vedrete l'alternarsi dei brani con le descrizioni dei film, e per iniziare a creare l'atmosfera giusta sarà un brano inglese che si chiama The Lord qualcosa. The Lord è un libro solo inglese, il Signore vi benedica, Margherita, nella Bibbia. Questo testo di benedizione è quello di buon augurio di inizio di questa sera. Dopodiché cominceranno le spezzoni, io mi farò voce per presentare i brani brevissimi, ma cercheremo di non tenere molto a lungo le parole, lasciare più la musica che la immagine. Quando c'è il tempo, ovviamente spegniamo la luce. Un applauso, vogliamo. Thank you.
tratta l'ultima parte della crocifissione, la decrocifissione del sepolcro e la resurrezione di Cristo, che sarà accompagnato dal coro della Confraternita di Chiesa. Prego. Oh.
Gesù Cristo, fide. Sono molto vicini al corpo Claudia e noi siamo vicini a loro. Grazie.